Ignazio Moser e Cecilia, Capodanno all'estero, scelta già la meta. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez progettano già il Capodanno insieme, la meta? Forse Las Vegas. Ai microfoni di 361 Magazzine Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno parlato dei loro progetti per il futuro. Probabilmente andranno a vivere insieme a Milano, per poi tornare solo nei weekend a Trento, città natale di lui. I genitori di entrambi sono molto contenti della loro relazione e, dopo le presentazioni ufficiali, i rapporti con le rispettive famiglie non potrebbero andare meglio. Se, tuttavia, la coppia pare avere le idee chiare su quello che aspetta loro nei prossimi mesi, su come e dove passeranno le imminenti vacanze, invece, i due sembrano essere ancora un po' confusi. Ignazio e Cecilia, Capodanno a Las Vegas. Sia Ignazio che Cecilia non sanno ancora dove passeranno il Capodanno. Stanno valutando varie opzioni, probabilmente anche tenendo conto dei vari impegni lavorativi, anche se Moser avrebbe già proposto più volte Las Vegas. Un suo amico, stando a quanto dichiarato dal ciclista, combatterà negli States proprio in quei giorni e lui vorrebbe tanto andare a vederlo con Cecilia. In realtà lo hai proposto a Jeremias, ha replicato però la Rodriguez, facendo intendere così che, in realtà, ancora nulla di definitivo è stato deciso da entrambi. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, in TV con le Iene. Ignazio Moser e Cecilia torneranno sugli schermi Mediaset domenica 17 dicembre. I due infatti, proprio ieri sera, sono stati vittime di uno scherzo delle Iene. A dare l'annuncio è stata la coppia stessa su Instagram, caricando foto e video insieme all'inviato Stefano Corti. Il Grande Fratello VIP ha decisamente puntato i riflettori sui due ragazzi che, ad oggi, continuano ad essere tra le coppie più seguite sui social. Tra polemiche e critiche crescono infatti anche le persone che a loro si sono affezionate e che, nonostante tutto, per la coppia continuano a fare il tifo.